Lettura del libro La rosa normanna. Padre, domanda Filoteo, padre, perdonami, non sarebbe più giusto che sia Lucio a portare la notizia alla giovane Rosalia? Ciro viene sorpreso da questa richiesta e in effetti per qualche istante si imbarazza della vistosa disattenzione. Poi si riprese e disse: no, Lucio, è gravemente ammalato, non sopporterebbe il viaggio. Ma sul monte ci stanno le nostre monache che potrebbero meglio accudirlo ed egli gioverebbe della vicinanza della sua cara figlia Rosalia. Sì, questo è vero, ma ritengo che sia meglio così. Una di quelle misteriose disposizioni che sul momento appaiono dure da digerire e crudeli persino, ma dietro cui, o meglio dire, dentro cui si dipana di tessuto del disegno di Dio. Dal momento della presa di coscienza del consenso pontificio, in capo a un paio di settimane, Lucio effettivamente si aggrava fino a non muoversi più dal letto. Egli rimarrà lucido e cosciente fino alla morte, avvenuta nelle prime ore dell'alba di un caldo giorno di metà luglio. Circondato dai suoi confratelli, nella lenta agonia sostenuta dalla preghiera dell'abate Ciro, Lucio, prima di spirare, ha voluto, di fronte alla venerazione dei monaci, che lo consideravano un santo già in vita e ora di più nella morte, pronunciare le ultime parole, piuttosto misteriose. Ho veduto il cielo, si è aperto innanzi a me, e ho veduto nostro Signore che conteggiava con le dita 24 epoche. Di fronte all'undicesima, con l'indice ha indicato verso di noi, intendendo che era l'epoca attuale. Ho poi continuato a contare fino a 24. E mi ha spiegato le caratteristiche delle epoche che verranno. Ricordo solo che la prossima, la dodicesima, sarà feconda e sorgeranno due fuochi nella chiesa per ridestare la fede. Poi ci saranno ancora diverse epoche, ciascuna, mi diceva il Signore, segnata dallo scontro tra gli eletti di Dio e il regno di Satana. Giunto alla ventunesima epoca, con le dita, egli mi ha mostrato sua madre, la Santa Vergine, che veniva nel mondo per sostenere l'arduo scontro con il diavolo. E le ultime tre epoche, più brevi delle precedenti, saranno segnate dall'avvento dell'Anticristo e caratterizzate dall'apostasia della fede. Dopo egli farà ritorno sulla terra e ci sarà il tempo della pace e il ristabilimento del regno di Dio. Aveva anche aggiunto: ho veduto anche che nella ventunesima epoca il Curios ha chiamato Prodosia, che significa tradimento. Satana cadeva dal cielo come folgore e precipitava su Roma, sferrando un attacco senza precedenti contro la Chiesa. Naturalmente, agli orecchie dei monaci, tali discorsi dovevano essere sembrati di veri vaneggiamenti, ma Lucio, per quanto prossimo a morire, mostra di essere del tutto cosciente. Oh, come ho gioito quando ho veduto la Theotokos muoversi contro il drago infernale. A noi questo appare lontano, ma lo spirito tiene in sé ogni epoca. Vengono intonati i salmi della salita al tempio, e poi ancora il Vangelo del centurione. Ma Lucio fa segno ad un monaco di accostarsi e chiede piuttosto che venga letta la passione di nostro Signore. Inizia il racconto e Lucio si commuove, soprattutto quando Gesù in croce pronuncia le parole finali: nelle tue mani consegno il mio spirito. Infine, volgendosi verso occidente, dice: riferite a Rosalia che Dio è con lei e che nella sua esistenza così avversa e nascosta il Signore compirà grandi cose. Portatele la mia benedizione. E poi,
come se fosse una professione religiosa, egli ha chiesto un cielo acceso e l'acqua benedetta, e prossimo alla morte ha chiesto ancora che non mettessero in piedi, perché, diceva, voglio andare incontro al Signore con la lampada accesa. Sorretto da un paio di monaci, sorridente e luminoso in volto, espirato così, quasi come se fosse uno spontaneo muoversi del cuore verso la luce divina. D'altra parte, Lucio era una di quelle anime che somigliava alla falena, che si narra cercano la luce e vi si gettano dentro non appena la trovano. Dall'altra parte dell'isola, sul Monte Pellegrino, Rosalia è in preghiera dentro la sua celletta, ricavata in una delle più nascoste tra le grotte intorno. È in ginocchio e poggia i gomiti su una roccia, sopra cui si erge uno splendido crocifisso ligneo davanti al quale ardono diversi ceri. Vicino alla croce un teschio. Era stato rinvenuto in una delle grotte e Soterio, il mistico, aveva detto che apparteneva a uno dei primi monaci eremiti sopraggiunti sul monte, di nome Antonio, morto di fama di santità, e che aveva predetto l'arrivo sul monte di una luce di Dio. Una reliquia, dunque. Al lato della roccia c'è un'icona, non molto grande, della Theotokos, e davanti ad essa Rosalia ha sempre tenuto acceso un cero per Lucio. Mentre è assorta in preghiera, proprio mentre il santo monaco greco sfira nel monastero di San Giorgio, un leggero ma deciso colpo di vento la raggiunge e va a spegnere il cero acceso per Lucio. Rosalia ha un moto istintivo per alzarsi e riaccenderlo, ma un brivido le corre nell'anima. Avverte che deve essere accaduto qualcosa. Così si alza e, correndo verso l'esterno, passeggia freneticamente in attesa di comprendere nel cuore cosa sia potuto accadere, perché il cuore, come aveva del resto già scritto il saggio Seneca, conosce oggi ciò che la testa comprenderà domani. E le ore passano in preghiera e non accade nulla. Allora, rientrando, si pone nel giaciglio per riposare. Appena addormentata, le pare di trovarsi su un mare di cristallo luminoso. Sullo sfondo ella intravede due vescovi, chiaramente riconoscibili dalle mitre in capo e dei pastorali in mano. Colpisce in loro la croce al petto, assai luminosa e piena di gemme preziose. Nella croce pettorale di uno dei due vescovi risaltano i rubini, nell'altro invece i topazi. Al loro fianco c'è invece un'anziana donna, solenne e nobile. Rosalia viene invitata ad avvicinarsi e l'anziana le dice: «Pace a te, Rosalia. Io sono Silvia, la madre di Gregorio, il santo pontefice, e questi è mio figlio. L'altro è Massimiliano». E sorridendole amabilmente esclama: «Siamo del corteo festoso dell'agnello». «Come venite a me? Perché?» domanda Rosalia. Con un sorriso colmo di beatitudine, Silvia le risponde: «Perché noi siamo i fiori più santi di questa amata chiesa di Palermo, ma attendiamo che la corona di fiori sia completa. Io nacqui qui e Gregorio fu mio figlio. Con il vescovo Massimiliano veniamo a te, mandati dal divino agnello. Ecco, guarda». Dinanzi allo sguardo di Rosalia compare ora uno stuolo numeroso di santi, tutti vestiti di bianco, con le palme in una mano e con pietre bianche nell'altro. «Siamo tutti martiri del Signore», esclama Santa Silvia. E poi aggiunge: «Martiri della chiesa di Palermo, durante la prima violenta persecuzione romana, e anche martiri della dominazione araba, sconosciuti al mondo, ma, oh quanto cari a Dio,
e al suo verbo. Li guida Teodosio, il primo vescovo della città, inviato da Roma direttamente dal glorioso apostolo Pietro. Rosalia rimane come estasiata nel contemplare la bellezza dei loro volti, la gioia e la beatitudine delle loro anime. E mentre intenta osservare questo glorioso corteo, ecco comparire di mezzo a loro, facendosi avanti, il santo monaco Lucio, sorridente, con le mani protese verso Rosalia, scortato dal tanto amato Gregorio, il servo fedele. Rosalia vorrebbe andare loro incontro, ma non può. Come anche Lucio non può proferire parola. E allora Silvia dice: egli non può ancora parlare, perché deve purificarsi nelle acque luminose del fiume che scorre ai bordi del grande giardino celeste. Ma aggiunge la santa, Christus Sante Omnia, vuole che tu ti si dica. Rosalia riconosce il vecchio saluto del suo padre spirituale ed esulta intimamente. Ora ella piange, sapendo che Lucio non è più in terra, è morto, e la sua anima è entrata in cielo. Gregorio, invece, già purificato del tutto, può parlare, ma si limita a dirle una parola che, come dardo, affonda nel cuore di Rosalia. Duchessina mia. Infine, ancora Santa Silvia le dice: osserva, sorella nostra. Rosalia scorge una grande vallata, dove al centro si trova una fontana d'acqua cristallina. Ciò che zampilla è acqua, ma giungendo ai bordi della fontana diventa oro. Ai piedi della fontana, poi, scorge un dolce agnellino, tutto bianco, che nel modo di accostarsi alle anime che gli vanno incontro, le segna con un sigillo talmente luminoso da accecare gli occhi. E questo sigillo porta un nome che solo l'anima conosce. E Rosalia si accorge ora che l'agnellino la guarda. Ella si sente trafitta nel cuore da questo sguardo che non può più quello di un piccolo cucciolo, ma due occhi di fuoco che la scrutano dentro. E le fa cenno di avvicinarsi. Il calore che emana l'agnello divino le fa sussultare. È un calore che dà ristoro e innamora. Quindi le dice: ti ho amata di amore eterno. E ora dimmi, mia diletta, dimmi cosa vuoi come regalo delle nostre nozze. Ho qui con me Maddalena, testimone delle nozze. E così dicendo le mostra tre preziosissimi calici, uno più bello dell'altro. Il primo, di rame, è ricolmo di una bevanda colore verde. Il secondo calice, d'argento, ha una bevanda colore oro. Il terzo, tutto tempestato di diamanti e assai prezioso, porta una bevanda di colore rosso. L'agnello dice ora agli eletti: potete bere il calice che io bevo e ricevere la passione che io ricevo. L'immenso coro dei santi risponde con tono lieto e gioioso: lo possiamo. Quindi, volgendosi verso Rosalia, aggiunge: lo possono, perché lo vogliono, e a te io darò da bere tutti e tre i calici. Il primo è partecipazione al mio dolore fisico, il secondo a quello morale, il terzo a quello spirituale. Con il primo conoscerai i taglienti travagli di una sofferenza fisica che ti condurrà a me. Col secondo hai già sperimentato la persecuzione, l'umiliazione, il tradimento e ancor più io te ne renderò partecipe, perché voglio che la sposa somigli a me, e solo attraverso la croce io consumo le nozze con l'anima eletta. Infine, il calice diamantato è quello del buio della fede. Preparati, mia diletta Rosalia, che fra breve il cielo per te sarà come oscurato.
allo stesso modo che a me sulla croce, e conoscerai l'assenza di Dio e il tormento della ricerca, e più come la sposa del cantico mi cercherai senza trovarmi, più il tuo cuore sarà ferito dalla soave fiamma del mio amore divino. Ecco, prendi, bevi i calici che Maddalena ti porge, poi al termine di un lustro sarai già a godere di me in paradiso. Quando comincia a bere l'ultimo calice, Rosalia si sveglia e, piena di meraviglia, si pone in ginocchio con l'unico movimento possibile ad una creatura raggiunta dal mistero, l'adorazione.